Da oltre 100 giorni in esilio per l'inagibilità del San Paolo, il Napoli ritrova un po' del suo pubblico a Benevento, soprattutto conquista in maniera rocambolesca un successo importante contro un Genova rimaneggiatissimo ma sorprendente. Carparelli, dopo 2 minuti e 30 secondi di gioco, suo in legno con il portiere Mancini fuori causa. Punizione di Jankulowski al 10° colpo di testa di Ametrano, non sorprende Lorieri. Ancora pericoloso il Genova. Luppi fuori, di prima, stroppa, grande parata di Mancini. Magoni per Villa, ma chiude bene l'angolo basso Lorieri. Ametrano, Magoni dalla distanza, gran parata del portiere del Genova. E a proposito di sinistro, bellissimo anche questo di Manetti che fa distendere Mancini. Cross al centro di Ametrano, colpo di testa di Vidigal, palo colpito da Villa. Attenzione alla posizione di fuorigioco di Carparelli, a differenza di Torino l'arbitro Tombolini non ha fischiato. Malagò in posizione regolare viene raggiunto da Magoni che tocca per ultimo, gol 1-0 al 9° della ripresa. Colpo di testa di Stellone a volo, ha parato Lorieri molto bene. Ancora Lorieri esce di pugno, palla a Bonomi, forse un tocco proprio di Lorieri, palla in gol 1-1 al 30°. Graffiedi al 40°, avete visto un bellissimo gol di rapina, esulta il Napoli, c'è spazio anche per Montezine, entrato da poco, sua la traversa. Con la vittoria di oggi a Benevento la rimonta del Napoli è più appariscente in classifica, 9 vittorie, 5 delle quali conseguite in trasferta, 5 i pareggi. La risposta della squadra alle laceranti polemiche societarie è stata piuttosto evidente oggi a Benevento. Il Genova, bello, sfortunato, rimaneggiato per le troppe assenze. Bravo comunque l'allenatore, è Di Reia. Linea Maffei.